palla lunga, la recupera Bezzicchi, finisce in possesso palla il Corigliano, va Bezzicchi centralmente, salta due giocatori ma non salta Vita, commette fallo poi Bezzicchi e finisce. Il Corigliano vince il campionato di eccellenza 2018-2019 e approda in Serie D. Tutti i giocatori iniziano a festeggiare, si svestono e vedremo cosa succederà. Sicuramente attenderanno l'ingresso in campo anche del presidente Nucaro, vedremo cosa succederà o se guadagneranno rapidamente la via degli spogliatoi. I tifosi intanto sono in festa con le sciarpe al cielo, un grande stendardo con la Serie D, vedremo cosa succederà. Rientrano intanto negli spogliatoi tutti i giocatori, sicuramente ci sarà, ecco, stanno vestendo la maglia con una Serie D azzurra, sia i giocatori sia i dirigenti del Corigliano, ecco, le stanno distribuendo le maglie, quindi verosimilmente rientreranno in campo con la maglia con la Serie D. Vedremo quale sarà il tributo che vorranno dare ai propri tifosi che li hanno seguiti in massa per questo campionato vinto con due giornate di anticipo da parte della squadra del presidente Nucaro, che entra adesso in campo a festeggiare insieme ai suoi calciatori. Un presidente Nucaro senza la maglia della Serie D, sicuramente i calciatori scattano i cosiddetti gavettoni d'acqua verso il presidente Nucaro. Ed ecco che tutti i giocatori con la maglia bianca con la scritta D azzurra vogliono andare verso i tifosi, si fermano per organizzarsi sicuramente. Ecco che si avvicinano con il presidente Nucaro in testa verso i tifosi festanti per questo ritorno in Serie D del calcio corigliano. E sembra che dai risultati ci sia la matematica salvezza anche per la Bovalinese. Vediamo Criaco qui sotto la nostra postazione abbracciarsi e festeggiare con Cartisano, eccoli qua che stanno festeggiando, quindi i risultati hanno dato anche la matematica certezza, ove ve ne fosse bisogno, per la Bovalinese di disputare il prossimo campionato in eccellenza. Tutto è pronto per andare sotto la tribuna, ecco che parte tutta la squadra con i dirigenti del Corigliano sotto la tribuna dei propri supporter, arrivati con due pullman da Corigliano, una lunghissima trasferta per festeggiare la Serie D, e Stadio Radio è stato qui a raccontarvela con questa partita che ha regalato anche 5 gol e momenti di tensione sportiva, nel senso che la Bovalinese è riuscita per due volte a recuperare lo svantaggio e magari a rinviare la festa del Corigliano, ma alla fine il Corigliano ha messo il turbo, ha conquistato i tre punti che servivano per questa Serie D e ce l'ha fatta. Stadio Radio è stato qui a raccontarvela perché abbiamo seguito per 3 anni ormai gli anticipi di eccellenza, non potevamo certo mancare per la partita che avrebbe consegnato la squadra vincente del campionato di eccellenza. Non era pensabile pensare, scusate la ripetizione, che Stadio Radio non ci fosse quando si decide un campionato, e così è stato. Ce l'avamo in finale di Coppa Italia, ci siamo anche in questo finale di campionato che laurea il Corigliano campione calabrese di eccellenza, quindi l'anno prossimo di diritto disputerà la Serie D nel girone I molto probabilmente, che è quello che vede le calabresi impegnate appunto nel girone della LND interregionale. Vedremo adesso
di fare le consuete interviste a bordo campo con il nostro Gabriele Brefali, che avrà il suo bel da fare per andare a recuperare qualcuno del Corigliano, perché stanno facendo festa, come vedete si sono scatelati un po' tutti in balletti, e adesso viene alzato al cielo il presidente Nucaro da parte dei giocatori del Corigliano. Vedremo se Gabriele riuscirà a recuperare appunto il protagonista di questa cavalcata vincente. Sì, Mimmo, siamo qua in compagnia del presidente del Corigliano, Mauro Nucaro. Quali le prime dichiarazioni a caldo dopo questa promozione in Serie D? È una giornata di festa. È vero che noi avevamo programmato tutto già da agosto, però vincere questo campionato non è stato facile, in quanto abbiamo trovato un antagonista che ci ha tenuto testa fino alla giornata odierna, perché ho saputo che la Reggio Med ha vinto. Io credo che ha vinto la squadra che ha meritato di più. Abbiamo avuto una continuità di risultati, abbiamo perso una sola partita, ne abbiamo pareggiato 4, quindi questi sono i numeri. Credo che nessuno ci può togliere questa gioia, nessuno può mettere dubbi su questo campionato. Sono felice, ma mi resta sempre la mare in bocca della Coppa che abbiamo buttato via in modo male, brutto. Capisco, quindi grande entusiasmo. A chi dedica questa vittoria del campionato di eccellenza 2018-2019? Allora, io questa vittoria la dedico in primis alla squadra e poi a questi ragazzi che effettivamente non ci hanno mai lasciato una partita. E soprattutto questa tifoseria al seguito ha dato sicuramente un grande impulso, una grande forza a questo Corigliano. Credo che una tifoseria di questo genere meriti assolutamente altre categorie. Sì, chiaramente noi abbiamo ereditato una situazione disastrosa a Corigliano. È vero che l'anno scorso abbiamo vinto un campionato e quindi abbiamo portato un po' di gente allo stadio, ma quest'anno da dicembre in poi, quando la tifoseria ha visto che il Corigliano era una squadra tosta, una squadra che effettivamente teneva fino alla fine per vincere questo campionato, si sono avvicinati tutti quanti alla squadra e oggi questi sono i risultati. Speriamo che si continua così, anche perché l'anno prossimo noi facciamo un ulteriore campionato a vincere e loro saranno il dodicesimo uomo in campo. Va benissimo, ringraziamo grazie, il presidente grazie, del Corigliano grazie. Mauro Nucaro, ora vediamo di rintracciare magari il mister del Corigliano Cosimo Sarli, insieme anche al mister della Bovalinese Alberto Criaco, per qualche battuta sul match che è stato. Quindi siamo in compagnia del tecnico del Gabriele, Corigliano. Gabriele, se puoi avvicinarti, che c'è anche mister Criaco, così siamo anche più in favore di telecamera. Sì. Visto che lì sei nel pieno della festa. Sì, assolutamente, i festeggiamenti sono molto intensi. Ecco che Gabriele si sta avvicinando con mister Sarli, che ha preso il posto di De Feo, esonerato proprio dopo l'esclusione dalle fasi nazionali della Coppa Italia. Bene, ecco Gabriele con tutti e due i tecnici, con Sarli e con Criaco, quindi a te la linea, Gabriele. Allora, non me ne voglia mister Criaco, ma iniziamo dagli ospiti che stanno festeggiando, però ricordiamo che i festeggiamenti sono due in uno, perché per via del risultato maturato da Cutro, la Bovalinese ha appena saputo che l'anno prossimo disputerà nuovamente l'eccellenza, quindi iniziamo con qualche battuta con il mister Sarli. Mentre mi documentavo su chi lei fosse, diciamo, ho saputo che lei è stato un calciatore del Corigliano. Cosa si prova sia da calciatore e ora da allenatore ad aver portato questa squadra in un campionato interregionale? Vabbè, sono emozioni. Io non vinto i campionati, ma è normale, vincere i campionati nella propria città vale doppio. L'ho vinto come calciatore, diciamo, per il Corigliano da promozione in eccellenza, e ora lo vinco da eccellenza interregionale. Sono emozioni indescrivibili che veramente la città si merita. Da tanti anni che non si affacciava, diciamo, all'interregionale, e finalmente grazie al presidente ci siamo riusciti.
Poi sicuramente lei non ha ereditato una delle migliori situazioni, sappiamo, lei è subentrato a mister Cosimo De Feo, quindi ha avuto anche il compito di ristabilire i nervi magari all'interno dello spogliatoio, un compito assolutamente non semplice. Ma diciamo per me è stato semplice, perché i ragazzi li conoscevo, si sono messi a disposizione e questa è stata la cosa che veramente mi ha fatto contento, perché c'è un rapporto di stima reciproca. Per questo poi dopo ci siamo guardati in faccia, abbiamo capito che purtroppo abbiamo fatto svanire lì la coppa, però diciamo tra parentesi il presidente ci teneva, è peccato, però il nostro obiettivo è il campionato e grazie a Dio ci siamo riusciti. Ok, e a chi dedica questa vittoria? Vabbè, la dedico alla mia famiglia, mia moglie, ai miei figli, perché veramente nei momenti difficili ci sono loro, poi è normale, nei momenti così ecco, di felicità li voglio dedicare a loro che mi sono sempre vicino. Ok, ringraziamo mister Cosimo Sarli per la disponibilità. Mister, avviciniamo mister Alberto Criaco, che ha appena saputo che la Bovalinese l'anno prossimo in maniera ufficiale finalmente disputerà il campionato di eccellenza. Mister, allora, due stagioni, lei proviene da due stagioni, tre stagioni, giusto? In cui la Bovalinese ha fatto dei campionati eccelsi, la promozione dalla prima categoria in promozione e poi il raggiungimento della finale playoff. Purtroppo poi la sconfitta in quel di Isola Caporizzuto con l'Olympic, oggi arriva la prima della classe e la Bovalinese comunque raggiunge la salvezza. Ma hai detto tutto tu, onestamente sono stati 3 anni bellissimi in quel di Bovalino, adesso forse si è chiuso un ciclo con oggi, aspettavamo la matematica anche se virtualmente lo si era salvi. Poi sapevamo pure che oggi arrivava la prima della classe, secondo me abbiamo fatto la nostra onesta partita e ci abbiamo messo quello che avevamo, poi è normale che rovinare una festa così oggi sarebbe stato un peccato, nel senso che noi siamo arrivati anche in 14, cortissimi, il veleno che abbiamo avuto sino a 3-4 domeniche fa ci è finito. Onore ai vincitori oggi, mi va di fare i complimenti perché i più forti hanno vinto, però c'è da mettere in risalto quello che abbiamo fatto noi e non mi stancherò mai di mettere in risalto quello che hanno fatto sti ragazzi, perché sa davvero del miracoloso per le condizioni in cui abbiamo operato, per quello che c'era successo a dicembre e per gli infortuni gravi che abbiamo avuto con alcuni giocatori simbolo e chiave di questa squadra. Ma con un manipolo di ragazzine siamo riusciti a salvarci, diciamo così, anche con 4 giornate d'anticipo. Sì, assolutamente, questo è merito suo e va dato atto insieme alla società, perché lei diciamocelo, è stato in grado di forgiare una squadra di veri leoni nonostante la rosa fosse cortissima. La Bovalinese ha giocato un intero campionato in maniera veramente eccezionale. No, guarda, riguardo al gioco non sei il primo, ma anche molti miei colleghi ci fanno i complimenti per quello che poi riusciamo a sviluppare in partita. È vero, facciamo un bellissimo gioco, ci piace molto giocare la palla, anche oggi per lunghi tratti abbiamo dominato un Corigliano che era la prima della classe, quindi sotto questo aspetto mi va dato merito a questi ragazzi, credimi, che giornalmente si impegnano in una maniera, perché altrimenti non sarebbe stato possibile fare quello che si è fatto qui in 3 anni. Se si pensa, abbiamo preso la squadra che praticamente era sul baratro anche della seconda categoria, la Santa Cristina, si stava perdendo col Santa Cristina, con tutto il rispetto per Santa Cristina, per andare in seconda categoria si arriva oggi ad avere 200-300 tifosi qui a Bovalino. Secondo me abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare in questi 3 anni. Bene, allora nella scorsa domanda lei mi ha detto che si chiude un ciclo, questo vuol dire che Criaco non sarà più il mister l'anno prossimo? Questo vuol dire che lascio questa società, ma perché secondo me i cicli sono così. Abbiamo iniziato un ciclo e ci eravamo promessi in 5 anni di arrivare in eccellenza, ce l'abbiamo fatta prima. Sono onorato di quello che mi ha dato Bovalino, la Bovalino calcistica, la Bovalino città. Però ho dato tutto, io l'avevo detto già ai dirigenti qualche mesetto fa, aspettavo solo che ci fosse la matematica per dirlo a tutti, credimi, è un arrivederci e sicuramente non è un addio, però
Sono giovane e onestamente cerco altri stimoli magari nuovi e capire se la mia professione, la mia carriera da allenatore per quello che è in questi campi, sempre dilettantistici, possa andare, cioè vorrei camminare da solo. Bene, Gabriele, se puoi passare l'auricolare a mister Criaco. Allora, ciao. Mister. Ciao carissimo. Allora, intanto complimenti, avete raggiunto la matematica certezza dell'eccellenza, ma era un fatto formale perché insomma la tua squadra si era salvata, come hai detto tu, con 4-5 giornate di anticipo. Ti voglio fare i complimenti perché oggi in condizioni estremamente risicate la Bovalinese per due volte, quando ha deciso di affondare con delle trame che spesso hanno visto coinvolti 99-2000, hanno creato il subbuglio nella difesa ospite. Io l'ho battezzata la banda di Alberto Criaco. Grazie. Ma la banda nel senso bello del termine. Sì. Ti volevo chiedere, è stato più appassionante allenare o gestire i nomi di esperienza che hai avuto, oppure è più appagante il risultato ottenuto con questi giovani 99-2000 che ti hanno dato, tramite quel veleno che citi sempre tu, questa annata bellissima, senz'altro da incorniciare per te e per la Bovalinese? Guarda, ti dico la verità, avere a che fare con i giovani può diventare difficile nel momento in cui tu non gli trasmetti delle idee. E io ti dico la verità, ho trovato dei ragazzi, davvero che si sono messi a disposizione, sia 2000 sia 99. Sono dei ragazzi che non saltano un allenamento, secondo me hanno una media impressionante di allenamenti, ne avranno saltati uno al massimo due in un anno ciascuno, o per problemi scolastici o per via della patente, perché sono dei ragazzini. Lavorare con i ragazzi ti appaga molto, però avere anche gente di esperienza e vedere che praticamente si butterebbero nel fuoco per te, questo mi inorgoglisce, perché qui c'è gente che ha fatto delle categorie importanti come Peppe Crucitti, oggi ne parlavamo, e vederlo allenare secondo le mie direttive, onestamente questo mi fa piacere, perché evidentemente gli dico qualcosa di vero che poi toccano con mano, perché altrimenti i giocatori, se non toccano con mano quello che fai durante la settimana e lo riproponi in partita, secondo me poi i giocatori ti lasciano. Invece oggi ne parlavo proprio con Peppe, che è l'uomo più anziano, l'uomo che magari ha vinto qualche campionato anche di eccellenza, e mi ha detto: mister, tu hai una grande dote, riesci a convincerci di quello che fai, e poi ci troviamo a quello che facciamo, ce lo ritroviamo in campo, e questo ti dà una grande forza. E oggi per me questo apprezzamento di Crucitti, credimi, per me è stato qualcosa di bellissimo. Mi sono emozionato perché viene da un ragazzo che ha fatto questi campionati, e quindi per me è motivo di vanto e di orgoglio tutto questo. Grazie mister, grazie e complimenti di nuovo. Grazie, buona serata.